E ho avuto la fortuna nel mio percorso professionale e formativo di incontrare dei maestri, primo tra tutti Leo Benvenuti, e mi ricordo che Leo già ci aveva messo allerta su quello che poteva diventare la nostra professione. Lui diceva sempre: il lavoro dello sceneggiatore è sali e tabacchi, più sali e più tabacchi. E insomma, come dargli torto, è così. Mi piace molto lavorare da solo, scrivere, buttare giù nuove idee, nuove storie, ma devo dire che le grandi soddisfazioni si provano quando si lavora in coppia, quando si lavora in un gruppo. Io lavoro spesso con Menotti e ci sono dei giorni in cui veramente si ha la sensazione che non ci sono due cervelli distinti, ma uno più grande, perché abbiamo proprio quell'unità di visione, quell'unità degli obiettivi. E quindi quando poi a fine giornata si tirano le fila di quello che si è fatto, vedendo che ci sono dei punti che ritornano, delle storie che si chiudono, altre che se ne aprono. Insomma, quando si sta in armonia, è molto bello, è una sensazione molto gratificante. Al contrario, invece, quando manca quell'unità di visione all'interno di un gruppo di lavoro, e quella cosa mi crea disagio, mi fa anche stare male, no? Quando comunque lo sceneggiatore ha un'idea, il regista ce n'ha un'altra e la produzione un'altra ancora. E quello forse è l'errore più grande che si può commettere in una produzione, proprio quello di non, soprattutto per le serie televisive, di non avere e di non proteggere la visione unica che magari è di colui che ha creato lo show. Imparare a fare lo sceneggiatore. Il modo migliore è farsi un bagaglio di emozioni, di sensazioni e metterlo da parte. Poi ogni volta che hai dei personaggi, delle storie, dei conflitti, lo vai a ripescare in quell'immaginario. E consiglio sempre che forse la migliore scuola di sceneggiatura in assoluto è il pronto soccorso, certo non in questo periodo, ma spendere del tempo fuori a un pronto soccorso è quasi come trovarsi in un supermercato delle emozioni umane, dove puoi vedere la gioia, la disperazione, la speranza, la noia, il dolore, ed è veramente una fonte di grande ispirazione, insieme al DSM, che è il manuale con tutti i disordini mentali, dove veramente si possono trovare, quella che è quasi una cassetta degli attrezzi per costruire delle psicologie dei personaggi, delle contraddizioni, delle idiosincrasie, delle fragilità, delle paure, degli alibi. E poi si scrive, e poi bisogna sperare che qualcuno legga, e nessuno vuole leggere, è faticoso leggere, è un mestiere leggere. E nessuno apre la porta a sconosciuti, a giovani autori sconosciuti per farsi raccontare storie. Quindi, che dire, bussate a quella porta e se non ve la aprono, dategli un calcio, poi apritevela da soli. La cosa meno ovvia, le idee migliori mi vengono sotto la doccia. Quindi, il consiglio che posso dare a tutti i giovani sceneggiatori è quello di lavarsi di più e di sperare che il calore delle acque porti loro ottime e innovative idee per il futuro.